Carissimi fratelli, ascoltiamo la parola di questo quinto giovedì di Quaresima. Dal libro della Genesi. In quei giorni Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui. Quanto a me, ecco la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò, e ti renderò molto, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni, e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te. Sarò il loro Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti. E tu dici, se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto. Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è il nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui. Ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. E questo è quello che non capivano questi dottori della legge. Non capivano la gioia della promessa. Non capivano la gioia della speranza. Non capivano la gioia dell'alleanza. Non capivano. Non sapevano gioire perché avevano perso il senso della gioia che soltanto viene dalla fede. Il nostro padre Abramo è stato capace di gioire perché aveva fede. È stato fatto giusto nella fede. Questi avevano perso la fede. Erano dottori della legge, ma senza fede. Ma di più, avevano perso la legge, perché il centro della legge è l'amore, l'amore a Dio e al prossimo. Lode a te, oh Cristo, Re d'eterna gloria. Che potenza la parola. Grazie Papa Francesco, perché ha detto, ha proclamato, ha annunciato qualcosa che sembra che si passa sopra, no? Dice, si sono dimenticati dalla legge, non come legge, sino come consigli di papà, si sono dimenticati dell'amore. Che impressionante. Immagina, si sono dimenticati di chi li ha creati, di chi le dà la vita, di chi li ha chiamato alla vita, di chi le ha chiamato alla fede. Si sono dimenticati di tutte queste cose. Ecco perché il popolo di Israele parla di un memoriale, non come un ricordo di un evento X, sennò di farlo presente a quello che è successo. Si sono dimenticati di questo. Perciò si sono dimenticati, attente a questo, dell'alleanza.
Che significa dimenticarsi dell'alleanza? Significa che loro hanno, un'altra volta, per la dimenticanza, solo si ricordano il compimento di una legge. Anzi, tante leggi se la sono inventate loro. Come anche questo lo facciamo noi. Ci inventiamo le leggi, certo, per applicarle per gli altri. Farà tempo che noi li trasgrediamo. No, ti devi comportare bene, figlio mio. Fra tempo che non paghi le tasse. Deve essere giusto, perché la giustizia. Fra tempo che, non lo so, si rubano i servizi. No, deve stare attento, figlio mio. Deve dire sempre la verità. Telefono. Papà, ti cercano. No, digli che io non ci sto a casa, che non ci sono. Siamo contraddittori. Ecco perché dimenticarsi dell'alleanza significa farlo, toglierlo a Dio di quello in cui Lui dà la vita. Un ministro che si dimentica dell'alleanza fa una simonia, vende i sacramenti per soldi, per posizione, per vantarsi di se stesso come se fosse il Messia. Ma il Messia è già venuto. Ed è questo che nella croce ha lavato i nostri peccati. Un papà, una mamma, un marito, una moglie che si dimentica dell'alleanza lo toglie a Dio, lo toglie a Cristo della coppia e si distrugge questa famiglia. Come dice San Giovanni Paolo II, la famiglia, il matrimonio che prega insieme rimane insieme, se pregano uniti rimangono uniti. E questi genitori che si dimenticano dell'alleanza già non vedono nei figli e figli di Dio, se no che dicono questo è il mio figlio, questa è la mia figlia, nemmeno dicono questa è la nostra, no, la mia. Appropriano una cosa che non è, e quando viene, quando succede qualcosa di sofferenza, perché chi è Dio, chi sei tu per metterti nella mia storia? Ed è lo stesso che le è successo a questi farisei, gli studiosi della legge, a te, a me. Ma tu chi sei? Chi ti credi d'essere per metterti nella mia vita? Fratello, ecco questo. Io sono il che dà, disse Gesù, il che dà senso alla tua vita. Perciò Abram, e cambia il nome Abramo, perché la sua vita non aveva senso, non trovava una vocazione, non trovava una missione, pensava che la sua vita era un fallimento. E viene il Signore, si presenta e dice: non sarai più nessuno, non sarai più un dimenticato, non sarai più un fallito. D'ora in poi, tu, quello che tu pensavi che era una maledizione, che era non avere figli, guarda le stelle del cielo, vedi, riesci a contarle, il tuo conto è minimo. Io ti darò una discendenza molto più grande di quella che tu vedi, cioè il Verbo, il Logos, la parola del Padre si fa carne per darci la vita, per darle senso alla nostra vita. Ecco perché tutta la Quaresma serve a riconoscere tu chi sei. Una volta che tu vedi chi sei e la grazia di Dio continua ad agire in te con la parola, con la vita dei sacramenti, senza resisterti alla predicazione, quando tu ti dici davanti a Dio: ecco Signore, senza di te potrei avere tantissimi beni, ma non sono nessuno perché non ho trovato la mia vocazione. Penso che per me, io, la mia realizzazione è questa. Ecco perché Abramo si considerava un fallimento, e tantissimi altri. Possiamo dirle a San Pietro, no? Simone, ma tu chi sei? È un pescatore. Ormai la mia vita è quella.
E tanti potrebbero dire oggi, e qual è la tua vita? L'ingegnere, l'architetto, mettiamo tutti i titoli che tu vuoi. Il maestro, l'insegnante, il preside. Io sono il parroco, sono il vescovo, sono la superiore, il superiore. Ma tu chi sei? Sei quel titolo? Sei quel titolo? O sei un figlio di Dio, soprattutto? Beh, Signore, parlami perché io possa scoprire la mia missione di figlio di Dio. Fate presente che l'amore ci faccia ricordare questa alleanza, un patto divino che Lui non solo patta con noi, sennò che risponde come il nostro garante. Guarda com'è Dio. È come il papà che le dice al figlio: non ti preoccupare, tu fai il tuo risparmio e vedrai e comprati quello che tu vuoi, e dopo però mi manca, non ti preoccupare, non solo ti do quello per comprare, sennò che se dopo succede qualcosa io garantisco per te. Questo è Dio, ma non nelle cose materiali, sennò nella vita eterna. Perciò il Signore carica su di Lui le nostre mancanze. Abbassati, inginocchiati, prostrati, abbassa questo orgoglio. Signore, vieni a me, perché senza di te non sono veramente nessuno. Lasciati amare, ma non nel sentimentalismo, con questo amore, l'amore di croce. Lasciati inchiodare, lascia, butta fuori tutto quello che ti distrugge, le tue debolezze, mettili davanti al Signore. Ecco, il Signore è venuto perché noi abbiamo vita e una vita abbondante. Lode a te, oh Cristo, Re d'eterna gloria.